state? Tutto bene. Oh, benissimo. Questa era la domanda che mi aspettavo. Come stai? Sono così così, tutto costipato. Noi siamo Francis Ford e Coppola. Esatto. Di che gruppo siete? Pancreas. Molto tempo fa, come vi siete formati, come vi siete conosciuti? Io e lui andavamo all'asilo elementare, in media superiore, e poi abbiamo detto facciamo un gruppo. Prima ha detto va bene. Media superiore in classe assieme, lavoravamo assieme. Un giorno abbiamo detto in classe, detto perché non facciamo un gruppo punk? Lui mi faceva sempre ascoltare Sex Pistols e Ramones. Mi ha detto dai cazzo facciamolo, poi lui suonava il tamburello nella banda di San Lorenzo. Quindi ho deciso di cantare. Esatto, io di suonare il basso. E lì sono tipo anche 88-89. E quindi i vostri differenti musicali sono sempre stati il punk? No, noi abbiamo iniziato ad ascoltare Iron Maiden. Molto metal. Nasciamo metallari io e lui. Io sì. E poi ci siamo un po' allargati. Avevamo un sacco di borchie, giubbotti, le borchie. Bracciali di borchie. Amici metallaroni. Cosa vi spinge a fare musica? Allora, diciamo che la musica non è che c'è qualcosa che ti spinge. Abbiamo iniziato a suonare. E secondo me la musica è la cosa. Per me il consenso, il consenso che abbiamo. Il consenso che abbiamo della gente, del pubblico, di gente fedelissima, che c'è quello che ti segue da 30 anni così. Secondo me è quello. Sì. Poi è anche vero che ognuno di noi ha il suo punto di vista. Quello che è vero è che siamo talmente coccolati e si trattano talmente bene il nostro pubblico che è un piacere suonare. Lo facciamo per loro. A lui l'abbiamo preso a suonare la batteria perché faceva la colonna sonora dello squalo scorreggiando. Sì, però ero bravissimo. Sì. Vero. Nessuno può fermarmi! È importante per voi il testo delle vostre canzoni? Accidenti. Sì, diciamo che è una caratteristica fondamentale, ecco, adesso ritornando un po' seri. Sì. Usa parole semplici che si capiscono. Esatto. Beh sì, perché è una delle prerogative che ha praticamente portato i Pancras ad andare avanti a 32 anni. Noi diciamo nei testi ci mettiamo più che cuore e anima. Nel senso che comunque è vero. Ci piace far pensare alla gente, non vogliamo essere professori di nessuno, però ci piace far pensare, riflettere alla gente e cantare situazioni di attualità oppure comunque situazioni che appunto ci fanno venire da pensare. Ad esempio, ti faccio un esempio, Voglio armarmi, l'abbiamo scritta nel 1999-2000 e tanti ci dicono, mica cazzo, è una canzone ancora attuale. E per forza, mica si sparano, anche stamattina si sono sparati nel Wisconsin. Io l'ho fatta apposta perché sapevo che nel Wisconsin si sparavano. Quindi i testi sono fondamentali per la storia di Pancras. E quindi di cosa trattano? Beh, come ti dicevo, o passano dall'attualità, oppure politica, diciamo, le ingiustizie. Sono riflessivi, vogliono far riflettere. Ma sono anche delle storie, cioè pensa anche delle stories. Ho bevuto la droga, parla anche di altre cose, un po' più leggere. Nel senso, il doping nello sport, piuttosto che altri temi. Cioè non è che ci poniamo dei dubbi su cosa parlare. Il difficile è renderlo cosa? Musicale, accidenti a te. Musicale. È vero, musicale. E come avviene il processo creativo per tirare fuori una canzone? Guarda, ti dico, allora, il processo creativo è così, nei Pancras è quello. Quando siamo in sala prove si parte sempre, magari lui c'ha un giro di batteria, c'ha un mood di batteria, e lui dice, cazzo, ma perché non facciamo un giro che fa così, tre note, e si suona tutti assieme. Dopodiché, una volta che hai abbozzato un po' la musica, individualmente qualcuno pensa al testo da metterci sopra. E quindi nasce un po' così, diciamo che la musica nasce tutti insieme,
ognuno può avere un'idea, per quanto riguarda il testo poi c'è sempre un elemento che si concentra e lo scrive. Da un certo punto in poi diventa un brainstorm. Ah, una cosa che diventa? Un brainstorm. Sì, all'inizio però, diciamo, quelle canzoni in più era il suo genio fulminante che, del testo. Del testo che gli faceva partorire giù robe che... Mentre, che comunque vero, mentre, che si parla ancora adesso però, magari è vero, mentre però partivamo rispetto a tanti cantautori italiani che sentivo che loro scrivono prima il testo e poi dopo o lo musicano, lo fanno musicare, così noi al contrario, prima scriviamo la musica e poi dopo ci mettiamo il testo. E tutta roba vostra, non vi fate dare una mano anche da arrangiatori? Io ma è sempre capitato che quando andavamo magari a registrare c'era il fonico della sala che o perché era conosciuto aveva fatto ma lui c'era famoso, mi ha fatto qualcosa con lo Casciulli. No, vabbè, comunque che anche chi registra il disco ci mette un po', noi vabbè, siamo vabbè, abbastanza aperti a comunque avere dei consigli, ascoltarli, poi c'è la volta che dici e c'è la volta che dici cazzo, c'ha ragione, e altre volte fai lavorare con un produttore è sempre una roba interessante, poi chiaramente l'ultima parola è la nostra. Bravo. In tutto quanti dischi avete fatto? Quanti dischi? E ostia, 12, non mi ricordo. Più o meno quella cifra lì. Una dozzina. Concerti, vi piace il palco o vi terrorizza ancora dopo tutti questi? Ma a me ci sono di quelle volte, certo, che un po' la strizza ce l'ho. Assolutamente, a me sempre, 32 anni, se non c'è un po' di strizza prima che vai su a suonare davanti a un pubblico, sei un coglione. L'ultimo... Sono quelli che dicono non sono mai triste, è un coglione uno che non è mai triste, che non piange mai. Ed è quel pizzico di caga o paura che c'hai, che poi dopo un minuto si trasforma in adrenalina. E quindi però e tu devi giudici sempre essere un po' beh, teso. Più ancora dopo 2 anni che siamo fermi con, certo, con i concerti elettrici, questi primi concerti che stiamo facendo sono emozionantissimi. Vi piace più il momento intimo in sala prove o quello sul palco? Mi piace di più il viaggio furgone. per me è il furgone quello, anche perché poi dopo 30 anni oltre al concerto, suonare così, siamo diventati la cucina tipica regionale, il mare, c'è la montagna, il castello da andare a visitare. Lui guida con le zoccole col pelo di mucca. Lui guida con le zoccole col pelo di mucca. Quindi noi abbiamo, quando c'è qualcosa da andare a vedere, appuntamento con la storia. C'è il nostro Paletta, Cicerone. Cicerone, Paletta. Lui sta sveglio tutta notte, si legge quello che c'è da sapere e poi ci fa da Cicerone. Infatti secondo me ci dice un sacco di balle a volte, però a noi piace così. Noi facciamo le tournée soltanto per fare il viaggio. Esatto. E qual è il posto più bello in cui avete suonato? Il cinema vecchio. A parte il cinema, no, a me uno che è piaciuto, che ogni tanto me lo sogno ancora, abbiamo suonato con Resophonic di Mario Riso sulla chiatta a Verbania, sul lago c'era questa chiatta e c'era questo palco semovente sul lago e abbiamo suonato sopra lì, è stato veramente una serata figa, quello me lo ricordo come una roba emozionante. Anche Barolo era stato piuttosto bello. Barolo, Barbaresco, Dolcetto, San Giovese, quei posti lì. Cosa non deve mai mancare ad un vostro concerto? La birra. No, beh, il pubblico può anche non esserci, ma la birra figa. La birra.
Avete un rito scaramantico prima di salire sul palco? Sì, ma no, non lo diremo mai. Ma con un'era, dai, no, rito scaramantico non ci no, sappiamo. Secondo me siamo tutti lì sul divano mentre ci cambiamo e facciamo minchia, abbiamo mangiato troppo, no, ho mangiato troppo, è sempre così. Acidità. E secondo me è diventato un rito scaramantico l'aver mangiato troppo, l'omi che era troppo buono, quello lì, adesso no, c'ho peso. E lui fa quando sono nello squalo, Adesso che da molti anni oramai varcate anche dei palchi importanti, per voi l'aspetto visuale, l'abbigliamento, il drappo dietro è importante? Oppure... Ha la sua importanza, non siamo dei maniaci di ste cose, che ci sono gruppi, che su quello sono maniacali. Noi no, cioè ci siamo andati un po' alla regolata, per non andare con i Bermuda, sono ancora sul palco però mi sono tutte le spadriglie, sono preso queste, sono con le spadriglie, sono fuori tutta la paglia laterale, ti ricordi? Con la sua ola lacerata. Stupido. Domanda Jolly, lockdown, sì. Che cosa vi hanno lasciato questi anni? Avevo un bambino, durante il lockdown ho fatto un bambino. Era marzo, sempre inizio, in casa e ciulava. L'ho fatto prima, non c'era ancora. Marzo 2000 era pieno lockdown, il primo lockdown, è arrivato un bambino, quindi... Cioè ero in casa, la televisione non l'accendevo mai, non sapevo cosa succedeva. Uscivo a fare la spesa tutto bardato in coda. C'erano quelli uscivano dal supermercato, c'era, ce n'è, no, e il tipo della coda se ne andava, tutte ste scene. Ciao, ma dove vai? Vado a casa a fare un bambino. Più o meno. A me quello che mi ha lasciato, devo dire la verità, la pancia. No, quello che mi ha lasciato era... Hai detto che faceva le flessioni. La pancia, faccio le flessioni sulla birra. E quello che mi ha lasciato l'ho scoperto stasera. Ma aveva lasciato una gran voglia di ricominciare e stasera vale doppio. Cioè dopo che abbiamo passato quei 2 anni, alla fine ci siamo passati tutti chiusi in casa, sono stati 2 anni duri, per ogni età. Tu pensa ragazzini di 14, 15, 16 anni chiusi in casa, noi avevamo 50 anni, magari eravamo chiusi in casa, che cazzo ce ne fregava. Con la pipa. Cambiavi le mutande ogni 3 mesi, che cazzo te ne fregava. Però quello che mi ha lasciato tanta voglia di, te. Di ricominciare e adesso ho ricominciato. Siete riusciti a fare anche delle canzoni nuove durante la pandemia? Sì, abbiamo fatto un disco, il disco acustico, secondo me è una delle esperienze, una delle nostre più belle. Bravo. Secondo me abbiamo fatto questo disco, bravo, inizio del 2021, con Roberto Bovolenta, ex amici di Ronald, manico di tutte quelle chitarre di legno, mandolino, banjo, tutte queste cose. Chitarre di legno e banjo? Chitarre di legno. Cioè di ferro. E... non è ferro quello. No. Vabbè, ferro, e comunque no. Siamo andati con i ragazzi di Spazio 211, avevano uno studio sotto, una sala loro, abbiamo fatto questo disco, abbiamo riarrangiato tutti i nostri, per noi, migliori canzoni in chiave acustica e abbiamo fatto un tour, esperienza bellissima. Proprio registrare in quella modalità lì, era la prima volta dopo 30 anni, non devi urlare, cioè devi cantare così anziché... È stato bello, molto bello. Bello. Social, li usate, non li usate? Male, li usiamo male. Li usiamo male, sì. Ma io uso... Ma personalmente o di gruppo? Di gruppo. Sì. No, quello di gruppo, allora, ci siamo affidati a un... A un social manager. No, un amico sulla che è sulla Londra. Io gestisco ancora MySpace. Lui è rimasto a MySpace.
No, non è vero. E comunque sì, allora ce lo facciamo, però noi siamo gente che arriva dalle fanzine, quella roba lì, esatto. Entrare in quel linguaggio lì, cioè sembriamo, sai, presente Mr. Buns col cappellino da rapper, T2R, quella roba lì. E quindi, e però ci proviamo. Però mandiamo gli emoji, quello con gli occhi che guardano in alto. Il gattino che fa gnec gnec gnec. No, quello zzzz. Prossimi progetti? Urca, disco nuovo. Andare a dormire. No, prossimi progetti. Adesso ricominciare col 30 qualcosa tour, perché avevamo la cartucciera pronta per sparare. No, sto dicendo. La cartucciera pronta per sparare. Sì, ma abbiamo già. Dico adesso. No, abbiamo già cominciato. Adesso andare avanti per tutta Italia con questo progetto. Conquisteremo l'Italia. E poi dopo, come ti dicevamo prima, stai facendo un po' di canzoni nuove. E quando finirà questa tournée qua dei 30 anni, poi ci faremo qualcosa di nuovo. Insomma. Sì, sicuramente. In chiusura, tre artisti a testa che bisogna assolutamente conoscere. Io, Iron Maiden, tre famosi devono essere. Sì, sì, sì. No, c'è anche tu. Ah, no, lì pensavo diceva qualcosa in qualsiasi Zio Mario non suonava. Cioè, che ascoltiamo noi. Sì, sì, che secondo voi le persone devono conoscere, anche cose di nicchia, anche cose che... Oh. Iron Maiden. Quindi cosa stiamo ascoltando abbiamo ascoltato? Oh, Iron Toccato. È indifferente. Cioè, Iron Maiden, Carcass e Mimolo Casciulli, vaffanculo. Sì, a cazzo così. No, allora, io posso dire, non so se ho capito bene la domanda, però ti posso dire che ieri ho ascoltato quattro volte di fila un singolo nuovo di un disco che hanno fatto gli Scorpions. Sempre adorato di Rock Forever, fighissimo, l'ho ascoltato quattro volte di fila e poi ho ascoltato sei volte di fila tipo Zig Zag, il singolo nuovo dei Rammstein. Quelli sono tutti col bottonino, il video sembra la nostra chirurgo plastico. Zig Zag, tic tac, tutte le giocate su sta roba. E ci sono loro che sono dei trans. E sotto c'è il gagno che fa pop 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 pop. E poi non lo so, queste due cose... Queste due cose le ho ascoltate ieri più volte. Sai quella cosa che l'ascolti, finisce e le ascolti tipo quattro volte una e sei volte l'altra. Ogni tanto mi capita. Tocca a me? Lui ascolta di quella roba. La prima sinfonia di Pussu Pussu. No. Senza proprio senza, tre devi dire dai, sveglia senza portare. Alcun dubbio Beatles Zappa Beatles Zappa e Rastrello ma fa culo Beatles, no, Zappa e poi adesso ultimamente Boniversi Boniversi tu lo conosci Boniversi? No. Boniver è francese. Boniver è famoso, abita qua vicino a Alba, famosissimo. Perfetto. È quello che suo cugino fa il pane. No, gestisce il tamaio. Perfetto. Molte grazie. Grazie, grazie. Ciao. Ciao. Grazie. We'll be right back.
ci vediamo al calcetto.